C'è qualcuno qui? C'è qualcuno? Già un cantico d'amor, la montanara uè, si sente cantare, cantiam la montanara e chi non la sa, lassù per le montagne, fra boschi e valli d'or, tra l'aspre rupie che già un cantico d'amor. Scusa, ti ho detto mille volte di non restare indietro, dai forza cammina. Cosa? Ma smettila. È da una settimana che non fai altro che rompere. Dai, su, che abbiamo ancora tanta strada da fare. Quale strada? Tu conosci questo posto? Certo, dovresti conoscerlo anche tu. Hai scelto tu di partire. Dai, forza, che non siamo ancora arrivati. Ma che cazzo, mi prendi per il culo? Basta domande. Dobbiamo ancora superare la cresta e raggiungere il rifugio prima che faccia buio. E forse, se siamo fortunati, potremo ancora vedere gli stambecchi. Però potresti darmi il tuo giubbotto qui, freddo della Madonna. Il mio giubbotto? Questo giubbotto è mio. E comunque tu hai il tuo. E i due giubbotti ti rallenterebbero. Cosa ci fai qui? Com'è bello essere chiamata amore dopo così tanto tempo. Cosa che intendi dire? Devo dire che sono piuttosto delusa dal tuo comportamento. Mi ha dato proprio fastidio che dopo l'incidente te ne sei andato senza neanche avvisare i tuoi. Tutto sommato, quella sera mi ero divertita. Avevi bevuto troppo. Avevo bevuto troppo perché quella sera tu sei rimasto a guardare un film invece che venire con me. Mio, dammelo! Ti ricordi di me? No. Stringi Milano e vedi che ti ricordi. Non così. Guarda, è così il nostro saluto.
Ora mi ricordo. Sei un po' cresciuto dall'ultima volta. Certo, quando si hanno 8 anni si cresce in fretta. Nell'ultimo mese sono cresciuto di 3 centimetri. E pensa che a mio cugino è cresciuta la barba. E dice che alle bambine crescono le tette. Ti ho visto, tu eri in biblioteca. Cose ogni volta al mese. Tu eri in biblioteca. E poi... Biblioteca? Ma sì, a me non piacciono i libri. Cosa ci fai qui? Lo so, mia nonna non vuole che venga a casa tua a giocare perché dice che sei un bambino troppo vivace. Però sono venuto lo stesso a salutarti, perché sto traslocando. Andrò a vivere fuori città con i miei nonni. Ok, va bene. Tanto tempo! Va bene. Tu sai come uscire da questo posto? Certo, devi tornare indietro andando avanti. Cosa? Dai, cammina! No, scusa, cammina! Dai, cammina! Cammina! Ma... Ehi, aspetta! Dai, cammina! Tesoro mio, sei diventato proprio un bel ragazzo. Mamma. Sapevo che da grande avresti fatto grandi cose. Mamma, fammi uscire. Ogni cosa a suo tempo, figlio mio. Mamma, fammi uscire di qui. Non preoccuparti, amore mio. Mamma, io voglio uscire di qui. Ti ricordi quando avevi paura del buio? Sì. Mi prendevi per mano e cantavi la nostra canzone. E non... Sunshine when she's gone. It's no one when she's away. And on sunshine when she's gone, and she always gone too long. Anytime she goes away. Non esisto. La morte non esiste? Sono solo la vostra paura più grande. Perché l'uomo ha paura di morire? Perché in quanto morto non potrà più fare tutte le cose che faceva da vivo. Per questo soffre. Ma per poter provare dolore è necessario essere vivi. Quindi chi è morto non soffre più e non può avere neppure rimpianti e nostalgie. In parole povere, una volta morto, l'uomo non può dolersi di essere morto. Ciò che generalmente incute tanto timore è una stolta illusione. Ma una volta morto la vera paura è quello che verrà dopo la morte. Beh, è evidente che i casi sono due. O dopo la morte c'è una seconda vita, qualsiasi essa sia, o non c'è niente. Se c'è vita dopo la morte, avrai una bellissima sorpresa, tutta a tuo vantaggio. E nel caso ci fosse il nulla? Il nulla significa che anche tu non esisti più e non hai la possibilità di rendertene conto. Come faccio a saperlo? Alzati.